Mi mandi sempre su Facebook le cose, veramente. Dopo la collettiva dedicata all'arte astratta che incontra quella informale, la Galleria Immagini Spazio Arte di Via Beltrami a Cremona fa spazio alle opere di un artista veneto. Ah, abbiamo il piacere di presentare un autore veramente interessante dal punto di vista figurativo, come Ferruccio Sandri, artista di Schio, provincia di Vicenza, che per la prima volta presenta la Galleria Immagine Spazio d'Arte con le ultime opere, opere che vanno dal 2014 fino al 2017. Come vedete, sono opere di carattere astratto, polimaterico. Il suo modo di dipingere è un modo molto personale, crea come delle strutture, quasi delle sculture, sculture dipinte sulle quali posiziona diversi materiali, fra i quali ha comunque dei ferri o delle strutture polimateriche vere e proprie. Ecco, il colore per Ferruccio Sandri è importantissimo, perché ha lavorato diversi anni appunto sulle gradazioni cromatiche e pian piano ha raggiunto una emulsione strutturale e tonale veramente interessante. Ferruccio Sandri, nell'ultima parte della sua ricerca pittorica ed esecutiva, è arrivato quasi alla deformazione della tela, dividendola in parti, come vedete. Sono parti che non seguono fondamentalmente una geometria vera e propria, ma appaiono come dei cretti, ecco, delle strutture, quasi come se la tela si rompesse di fronte comunque a un magma sotterraneo. Ecco, qui con dei colori sgargianti e cangianti, vedete, e qui invece addirittura dove sono presenti delle lettere, ecco, un lettrismo colto e raffinato che porta Ferruccio Sandri a rappresentare comunque l'ultima tendenza figurativa. La personale di Ferruccio Sandri resterà a disposizione dei visitatori fino a sabato 30 dicembre.